Sono una ragazza di 18 anni, insegno laboratorio chimico presso l'Istituto Tecnico di Latisana, Udine. Vivo a Scafati, in provincia di Salerno. Io vado al lavoro in aereo. Adesso andiamo in laboratorio e cerchiamo appunto di fare una lezione diversa dal solito. Dobbiamo fare gli esperimenti di quest'anno, quelli che avete fatto con me. Insegno laboratorio chimico presso l'Istituto Tecnico di Latisana. Sono solo 2 ore di lezione. E spegni la fiamma. Anche se non me lo sai spiegare, almeno cerchi di farlo, diciamo. Sì. Io vivo a Scafati, in provincia di Salerno, e quindi percorro un lungo tragitto per arrivare alla mia scuola. Il viaggio consiste nel partire presto la mattina, parliamo delle 4 del mattino. Capita sempre che mi sveglio appena sono alla sveglia, non mi sento stanca, stranamente. Di mattina ci svegliamo presto, questo è l'orario che si incomincia a preparare per partire e arrivare a Napoli, per fare il, si dice, il gate, check-in. C'è la soddisfazione di avere una figlia che a 18 anni inizia già ad insegnare, è tanta. Frequento l'Università di Porcina Federico II Tecnologie Alimentari, quindi nell'ambito dell'agrario. Ma non è stato, penso, più di tanto un problema. Sono riuscita comunque a combaciare più o meno tutte e due le cose. Ho portato dei piccoli dolcini per la mia scuola. Tutti quanti per lavoro, almeno alcune volte, capita appunto di prendere un aereo, prendere un treno. Quindi perché dovrebbe essere tanto differente la mia situazione? Possiamo andare. Sono le 4:52 solitamente. Partiamo appunto sì per le 5. Qui sono ancora dei residui di un'intervista. Mia madre ne ha stappate un po'. Dovrebbe esserci anche comunque una ragazza nuova, quindi la conoscerò finalmente. Faccio comunque veloce questo passaggio. Stamattina invece stranamente c'era molta più gente, non so. Tutti quanti che vogliono partire il giovedì mattina. Io vado al lavoro in aereo, mentre ci sono persone che probabilmente non l'hanno mai preso, io invece ogni giovedì lo prendo, mi sembra una cosa comunque così strana, perché di solito uno pensa, vabbè, se vai al lavoro in macchina, col treno, ma in aereo è una cosa molto molto rara. Sono molto orgogliosa di mia figlia, mi emoziona quando parte la mattina, la sento continuamente, più o meno un centinaio di volte la chiamo durante il viaggio. Prendo l'aereo un'ora più o meno, arrivo a Venezia e da lì poi subito prendo un autobus, altri 20 minuti di cammino a piedi arrivo poi all'istituto. Non mi conveniva trasferirmi lì, dato che mi impiega sostanzialmente molte volte solo un giorno a settimana, quindi allontanarmi proprio del tutto poi dalla mia famiglia, dalla mia routine alla fine. Sarebbe stato comunque molto più difficile. C'è questo sbalzo di temperatura da quando parto, che comunque è la mattina presto, quindi indubbiamente fa molto più freddo. Arrivo in aeroporto, lì in aereo comunque sta al caldo tutto, poi appena scendo freddo, umidità e nebbia mi avvolgono. Sono le 10:53, penso che sia arrivato il momento di entrare. Oggi entreremo in laboratorio e cercheremo di svolgere delle attività sulle reazioni chimiche e le reazioni fisiche. Loro non notano tanto questa differenza di età. Al sud diciamo c'è meno rispetto nei confronti di un insegnante, lì al nord invece mi trattano proprio con molto rispetto. Comunque si dovrebbe trattare qualsiasi insegnante. La differenza tra reazione chimica e fisica oramai la dovreste conoscere. Chi esce dallo studio tecnico probabilmente ha una preparazione
non dico migliore, ma sicuramente sulla parte pratica avrà fatto molta più esperienza di persone che escono da un istituto scientifico, sicuramente. Ciao! Ciao! Spero che comunque molti giovani capiscono che dopo la scuola c'è subito lavoro se tu comunque lo cerchi e lo vuoi, sicuramente. Una lunga esperienza oggi, tra i vari orari dei treni e tutto. Vorrei andare a trovare le mie ragazze e fargli una sorpresa, perché tutto ciò non sa che ritorno presto oggi.